Benvenuti in questa nuova puntata di Oggi Insieme. Benvenuti, buongiorno e pace del Signore a tutti. E anche oggi il Signore è con noi dalla nostra parte, anche se a volte iniziamo delle giornate un po' particolari. Vi è capitato di dire oggi sembra iniziata storta la giornata, ma noi non vogliamo mai dire così, perché anche se apparentemente può sembrare che una giornata è iniziata con delle difficoltà, noi vogliamo subito, fratello Michele, chiedere l'intervento dello Spirito Santo nelle nostre vite, perché a volte non sono le cose intorno a noi che non vanno, siamo noi che ci svegliamo con un animo non contento. Quindi vogliamo già iniziare dal mattino a cercare il Signore, non solo a chiedere l'intervento dello Spirito Santo nella nostra vita. Marianna, mica facevi riferimento ai problemi tecnici che stiamo avendo alla regia stamattina, no? Immagino di no. Il Signore benedice le nostre vite, sì, e guarda l'operato nostro alla sua gloria, però vogliamo anche dire che sì, noi siamo costantemente sotto assedio, sotto attacco, sì, ma non noi, tutti quanti noi, tutti quelli che decidono di fare sul serio, sì, con Gesù, hanno costantemente una lotta che l'aspetta tutti i giorni. Ora non vogliamo spaventare nessuno, anche perché noi abbiamo già vinto questa lotta, perché siamo con Cristo Gesù dalla nostra parte, qualsiasi difficoltà viviamo, e anche qualsiasi incomprensione possiamo eventualmente vivere nelle nostre case, nella nostra quotidianità, per esempio con un parente o con un collega di lavoro, oppure con un compagno di scuola, qualsiasi cosa possa accadere, sappiamo che il Signore ci aiuta, ci indica il problema e ci assiste anche nelle difficoltà relazionali. Quanto sai, è bello. Sai, fratello Michele, che cosa ho pensato? Io sono, non da sempre, confesso, non da sempre mi sono rilassata e riposata nella sovranità di Dio. Soprattutto per chi è nato in una famiglia già cristiana, quindi ha sempre goduto delle benedizioni di Dio, gli è difficile comprendere questo concetto, vivere la sovranità di Dio. Però da un po' di anni a questa parte io proprio sto sperimentando quanto è bello vivere e gustare la sovranità di Dio. E con questo che cosa voglio dire? Che quando a volte prima mi capitavano delle cose, io stavo sempre lì un po' a borbottare, dicevo, perché è capitata sta cosa? Forse se facevo, forse se... E cercavo di trovare le mie varie soluzioni, perché sono una che pensa troppo, forse. Poi a un certo punto ho capito che ogni cosa, proprio come dice la parola di Dio, coopera al bene. E ho sperimentato, senza entrare nei dettagli di alcune esperienze che ho fatto, che il Signore ha permesso anche degli scossoni nella mia vita per farmi cambiare strada. Quindi io faccio sempre degli esempi, perché sono abituata a portare degli esempi anche quando con i miei figli oppure con il gruppo delle sorelle che Dio mi ha affidato qualche tempo fa. Io dicevo che quando il Signore ci fa passare quei momenti che per noi sono degli scossoni, è come quando tu, per esempio, stai uscendo fuori strada, no? Stai camminando tu e tua figlia su una strada, su un ciglio di una strada, e vedi che tua figlia a un certo punto sta, non si rende conto, ma sta camminando troppo sull'urlo. Quindi tu che fai da padre? Magari dai uno scossone, fatti più dietro, fatti più qua. Quindi per lei è un urto, dice papà, ma che hai fatto? Poi dopo, quando le abbassa gli occhi e vede dove stava cadendo, dice ah, grazie papi che tu mi hai salvato. Quindi ecco, per noi spiritualmente parlando è così, come quando il Signore ci dà uno scossone, ci dà boom, là per lì, noi a volte non capiamo, però in realtà il Signore ci sta di nuovo buttando, certo, e ci sta di nuovo, certo, mettendo nella retta. Certo. E questa è la sovranità di Dio, che noi crediamo fermamente che ogni cosa è guidata da lui. Tu intendi dire che egli è sovrano nelle circostanze, nelle situazioni che viviamo e nella sua capacità di intervenire, certo, in queste situazioni. In tutta, certo, la sua sovranità, lui è sovrano, un sovrano regna, quindi non c'è nulla che si muova nel suo regno che lui non abbia il controllo, che lui poi è l'onnipotente. Quindi sotto la sua sovranità si muove ogni cosa. La Bibbia addirittura dice che nemmeno un capello, cioè anche i capelli della nostra testa sono contati. E noi con i nostri affanni e con le nostre preoccupazioni non possiamo far diventare un capello bianco da niente. E aggiungere nemmeno un giorno. E aggiungere un giorno con i nostri affanni alla nostra vita. Quindi dobbiamo veramente imparare a riposare nella sovranità di Dio. Gloria a Dio, che bello, bello. Grazie per questa perla legata anche a questi esempi che ti vengono così all'improvviso. Dio ti benedica. Siamo all'inizio del nostro tempo oggi insieme e vogliamo subito darvi il numero di telefono al quale potete chiamare
scrivere via WhatsApp, perché non possiamo rispondervi in diretta. Siamo in diretta, sono le ore 9.37 e in questo momento, se ci inviate le vostre richieste di preghiere via WhatsApp, noi possiamo aggiungerle nella parte finale del nostro spazio. Ma nella parte iniziale del nostro spazio c'è il consueto ringraziamento al nostro Signore. Amen. Quindi questa oggi... volta, questa mattina tocca a me. Ok. Grazie Signore, grazie per questa possibilità che ancora ci dai questo giorno. Grazie, benedici le nostre vite e conduci ogni cosa secondo la tua volontà. Oh Signore, prendi sul palmo delle tue mani le nostre vite, le nostre anime, le nostre preoccupazioni. Alleluia. E Signore, aiutaci a partire, a carburare secondo la tua volontà e a onorarti, a ringraziarti come ti è dovuto, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso. Grazie per questo momento, per questo tempo, per questi giorni. Dacci il coraggio, Signore, di affrontare una giornata forse fatta di problemi troppo più grandi di noi, ma con te accanto riusciamo a sostenere ogni difficoltà col sorriso sulle labbra e con la speranza eterna nel cuore. Speranza eterna nel cuore, che non è un concetto aleatorio, così tanto campato in aria, tanto per dire, ma è una realtà che tu hai messo nel cuore dei tuoi figli. Grazie Padre per questo, benedici la nostra giornata e il nostro tempo di diretta insieme, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, amen. Grazie Gesù. Amen. Che bello iniziare la giornata con il Signore, amen. Invocandolo. Il nostro network Parole di Vita, per quanti ci stanno seguendo in diretta sui social, potrebbe sembrare essere soltanto un canale televisivo, un canale social. Per quanti ci stanno guardando in TV, potrebbe sembrare uno studio televisivo che trasmette e basta, ma in realtà Parole di Vita è un network. Il network che cosa significa? Significa rete. Parole di Vita è una missione che si lega come una rete a mille altre possibilità di predicare l'Evangelo, e questo include anche un sito che funge da piattaforma straordinaria attraverso la quale potete trovare tutte quante le risorse, le iniziative e le novità. Per esempio, una delle tante, faccio solo un esempio, ma nei prossimi giorni vi promettiamo di cominciare a spulciare novità dopo novità delle cose che accadono qui nella nostra missione. Per esempio, tra non molto tempo, nella provincia di Caserta avremo un incontro di 2 giorni che sarà basato proprio sulla liberazione dal demonio. Stiamo parlando proprio della liberazione demoniaca. Se vivete nella provincia di Caserta, cominciate a segnare queste date. Lunedì 3 e martedì 4 ottobre avremo degli incontri con un pastore che si chiama Corrado Maggia, il quale verrà proprio in questo centro che è legato a Parole di Vita, che è il polifunzionale di Lusciano, dove noi avremo proprio degli incontri dedicati proprio alla liberazione. Quindi, se avete notizie, questa è una delle tante novità. Ma il network, come tutti quanti sappiamo già, ha anche un cavallo di battaglia che oramai ha sfondato i 25 anni di successo. Ci stiamo riferendo al calendario di Parole di Vita. Il calendario di Parole di Vita è praticamente il nostro calendario. Il nostro calendario fantastico, dal quale noi attingiamo anche. Ecco. Vogliamo leggere? Leggiamo il nostro versetto. Ok, il versetto di oggi, 14 settembre, è scritto in 1 Timoteo, capitolo 6, Alleluia. Verso 10, e dice così: poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Bene, cioè, quindi questo verso veramente ci fa riflettere, fratello Michele. Sì, però è radice di ogni sorta di male. Questo è perché? Perché tante volte quando si parla di pietà, infatti vi invito sempre a leggere tutto il capitolo per comprendere bene di cosa parla l'Apostolo Paolo, quando parla di pietà, che è considerata da alcuni falsi cristiani fonte di guadagno,
È proprio lì il problema, no? Che pensano che questo procurarsi del denaro possa essere per loro un beneficio, una fonte di felicità, però in realtà l'Apostolo Paolo dice invece chi ha animo contento con la pietà, chi ha la pietà abbinato con l'animo contento è felice, ha tutto. Assolutamente. E quindi assolutamente. Noi dobbiamo diffidare da quelli che pensano che la vita cristiana sia una fonte di guadagno. Ma ovviamente ci sono delle missioni come la nostra che si sostengono di offerte, è un'altra cosa. Noi dobbiamo chiedere discernimento allo Spirito Santo, dobbiamo discernere bene chi fa le cose per portare avanti il regno di Dio, mm-hmm. per l'avanzamento mm-hmm. del regno di Dio, fratello Michele, e chi invece per il proprio regno. Noi sappiamo che qui si fa uno sforzo immane per portare la parola di Dio certo, in certo. tutto il mondo. Certo. Quindi veramente dobbiamo sostenere chi si adopera. Oltretutto lo dice proprio l'Apostolo Paolo. Ma c'è una cosa che mi fa pensare questo versetto, sorella Marianna, una cosa che riguarda proprio forse degli esempi che noi dalla testa insomma ce li togliamo con molta facilità. Il fatto che quindi potrebbero esserci degli operatori di iniquità. Certo. Travestiti forse da uomini di pietà. Questo versetto, come tu dicevi, è proprio incastrato in un contesto in cui Paolo dice a Timoteo: fai attenzione che c'è gente che prende la pietà e ne fa un uso di guadagno, ma non ha capito nulla, non ha visto Dio. È molto duro, come appunto dicevi, è giusto leggere il contesto. Ma l'amore per il denaro porta, è una radice, quindi porta veramente tante difficoltà nella tua vita. Potrebbe, per esempio, l'amore per il denaro a livello generale generare nel tuo cuore una corsa continua al guadagno, oppure un continuo rimpiangere alle cose che non puoi fare perché non hai i soldi per farli. Ma in realtà il cristiano ha un approccio diverso alla vita. La vita quotidiana del cristiano è una vita consacrata a Dio, e se ci sono delle cose da fare o da non fare, appartengono alla volontà di Dio. È meraviglioso scoprire come Dio invade anche le nostre finanze, e lo fa in modo straordinario, proprio perché ha intenzione di benedire anche quelle, al momento opportuno però. Una preghiera appunto diceva: non darmi più di quello di cui ho bisogno, altrimenti il mio cuore si inorgoglisce. Non darmi meno di quello di cui ho bisogno, altrimenti sarei costretto a mendicare. Il Signore si colloca al centro, nel suo perfetto equilibrio, affinché tu possa vivere in gioia il giorno quotidiano con le risorse che Egli provvede per te. E sappi che se questo è un accordo che tu decidi oggi di prendere con Dio, Egli ti fa gioire. Il tuo atteggiamento di gioia e nella condizione nella quale ti trovi farà la differenza. Ma tornando al nostro contesto, bisogna quindi fare attenzione a chi invece prende la pietà e la trasforma in un business. Oggi è una cosa veramente molto diffusa, anche perché attraverso i social è tutto molto più facile mettersi in gioco a fare delle cose non buone davanti agli occhi di Dio, è molto più facile di prima. Quindi altrettanto facilmente anche noi dobbiamo avere subito il discernimento di capire quale appartiene al Signore e quale invece viene appunto da un cuore carnale che ha l'intento di fare soldi sulle cose appunto della pietà, dice l'Apostolo, ovvero su quello che riguarda l'Evangelo, la diffusione dell'Evangelo. Parla di radici. Non è che sta parlando di una fogliolina, di una pianta, parla di radici, quindi la radice è un qualcosa che è difficile da estirpare, no? Soprattutto quando sono radici di erbacce. Quante volte abbiamo cercato dai nostri giardini di togliere tutte le erbacce? Io per esempio ho provato in tutti i modi, anche con i sassi, esce sempre qualche erbaccia, perché l'erba cattiva, si suol dire, non muore mai. Quindi noi vogliamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, estirpare queste radici affinché non diventino talmente grandi che noi non abbiamo più la forza poi di toglierle. Quindi appena vediamo che ci sta qualcosa che non va, perché siamo umani, tutti sbagliamo, tutti facciamo dei falli,
tagliamo subito, come facciamo dai nostri giardini, visto che il terreno del nostro cuore lo vogliamo mantenere sempre pulito, con l'aiuto dello Spirito Santo vogliamo guardare, individuare le erbacce e le andiamo subito ad estirpare, perché come abbiamo letto si parla di radici di ogni sorta di male. La radice effettivamente ha due valori importanti e due caratteristiche, sì, che mi venivano in mente adesso, e sono innanzitutto che è nascosta, esatto, quindi non la vedi, proprio come accade spesso con le cose occulte. Seconda, occulte, nascoste, quindi che noi non vediamo, quindi potrebbe annidarsi nel nostro cuore la radice dell'avarizia, del legame ai soldi, all'amministrazione, come se fosse una specie di ossessione. Lo si nota a volte quando si parla con qualcuno che si avverte l'ossessione per il discorso economico, e quello diciamo che va oltre all'equilibrio cristiano, sì, e questo è un male che forse probabilmente può invadere anche le vite dei cristiani, diciamoci la verità, perché oggi la vita è veramente difficile, ma la nostra vita è di Dio, quindi non abbiamo difficoltà. Guarda, l'aspetto che dicevi del nascosto è molto interessante. È interessante per due motivi, perché inizialmente quando tu vedi il terreno tu non sai sotto che cosa ci sta, quindi apparentemente c'è tutto ok. Poi dopo incominciano a spuntare, no? L'erba cattiva, ma anche la pianta buona che poi diventa un albero da frutto. Sì. Quindi con questo che cosa vogliamo dire stamattina, fratello Michele? Che se anche inizialmente noi non riusciamo a discernere, perché appunto è difficile, alcuni si camuffano bene, sembrano, sì, apparentemente, prima o poi spunteranno i frutti. Quindi noi dobbiamo essere intelligenti e saggi, da non rimanere sulla nostra posizione, perché inizialmente, certo, abbiamo pensato che erano persone oneste, figli di Dio, servitori, fedeli. No, non dobbiamo rimanere sulla posizione, perché noi non siamo gente orgogliosa. Ma noi ci vogliamo mettere in discussione, ho sbagliato, ho avuto poco discernimento, quanto è bello quando qualcuno dice ho sbagliato, ho peccato, ho fatto un'esperienza, no? Certo. È esperienza anche quella. Quindi osserva il frutto, vedi da questa terra che cosa spunta e incomincia a fare delle giuste valutazioni, perché il Signore ci ha dato un cervello per pensare. Certo, il Signore ci ha dato un'intelligenza per ragionare. A livello spirituale invece siamo chiamati proprio a pesare gli spiriti, esatto, in un, sì, discorso molto più profondo e molto più spirituale. La Bibbia ci insegna proprio ad, sì, incontrare le persone, parlare e pesare gli spiriti, sì, pesare lo spirito, è veramente, pesare significa metterlo su una bilancia, sì, ha quasi a che fare con discernere, giudicare, il giudizio interiore. Oltretutto noi siamo chiamati a separare il bene dal male, in questa costante dinamica di separare il bene dal male, che è di per sé una forma di giudizio. Quindi quando diciamo non giudichiamo, non giudicate, la parola di Dio si riferisce ad un giudizio diverso, Gesù si riferiva ad un giudizio di valutazione. Di valutazione, ma non di condanna, esatto, noi abbiamo anzi l'invito a fare costantemente il giudizio, osservare. Oltretutto questo esercizio personale con Gesù alimenta anche la personale relazione, no? Nel dire che comunque quando poi accadono le cose, magari il Signore ti apre gli occhi, dice visto ti avevo avvisato, e questa situazione è successa così perché per questo motivo ti avevo fatto sentire i campanelli d'allarme della coscienza oppure dello spirito, ed è bello realizzare poi che Dio benedice, insomma, anche con questi gesti. Quindi, quest'altro passaggio importante che hai sottolineato, ricordiamo che ci sono due tipi di giudizio. Uno è di condanna che spetta solo a Dio, noi non ci possiamo permettere di dire quello non si convertirà mai oppure quello non cambierà mai, questi sono giudizi di condanna, ho fatto solo alcuni esempi, ma noi siamo chiamati ogni giorno a fare dei giudizi di valutazione strettamente legati al discernimento. Quindi discernere vuol dire proprio comprendere, discerni, questo è bene, questo è male, questo è bianco e questo è nero. Quindi ogni giorno i figli di Dio più crescono nella fede, più maturano in Cristo, più devono avere un discernimento per discernere il bene
dal male, per scegliere il bene anziché il male. E magari anche quando uno sbaglia dobbiamo chiamarle esperienza. Ho fatto un'esperienza nuova, ho imparato un'altra cosa, quindi oggi andrò avanti con questa esperienza che aggiungo al mio bagaglio di esperienze, cercando più avanti di non ripetere lo stesso errore, perché magari proprio il nostro difetto è quello di ripetere sempre gli stessi errori. Si può sbagliare, ma persistere nell'errore ci fa soltanto del male. Assolutamente, assolutamente. Bene, ringraziamo il Signore per questo tempo. Noi abbiamo, come di consueto, tre spazi nel nostro appuntamento mattutino di oggi insieme, che è appunto quello della lettura e chiacchierata tra noi riguardo al versetto, con la speranza sempre di riuscire a edificare le vostre vite, mettere fuori quello che il Signore vuole che si comunichi, e poi abbiamo il tempo del palinsesto e il tempo della preghiera. Il palinsesto molto velocemente oggi prevede alle ore 10:30 la voce del pastore, alle ore 12 review con il racconto di un viaggio missionario del fratello Giuseppe Chierchia, e alle ore 14 invece lo spazio rosa di Donne di Fede, che è questa in questa oggi puntata. Parleremo di vivere la parola. Bene, straordinario. Quindi continuare a radicarsi anziché, diciamo, nelle radici negative, radicarsi nella parola. Esatto. E poi il consueto appuntamento di stasera col pastore Cataldo Petrone alle ore 19:30. Bene, vogliamo leggere le nostre richieste di preghiera? Stamattina preghiamo per Raffaele Lanzuise, il quale ha già avuto un intervento alla cervicale, però ha una malattia al midollo osseo, al midollo spinale, scusatemi, e non c'è una cura per Raffaele. Ma noi sappiamo che il dottore e il dottor Ripostella, insomma, può ridare a Raffaele una spina dorsale nuova, perché lui ci ha creati e lui può ricreare, può fare un miracolo di ricreare proprio quello che il nostro corpo ha di malato. Oltre a Raffaele c'è Anna e Antonio Datri, Scarpetta, chiedono preghiera per la loro famiglia. Poi c'è Stefania Migliore che chiede preghiera per il fratello. C'è Grazia che chiede preghiera per il marito, Davide chiede preghiera per i suoi reni, per la sua famiglia, poi ha scritto tante cose, ma noi sappiamo che il Signore le ha lette, anzi non le ha lette, le ha lette direttamente dal cuore di Davide. Quando le scriveva. E poi c'è Antonella che chiede preghiera per il figlio Stefano, che torni di nuovo al Signore. Vorrei aggiungere queste altre, solo due delle tante che sono arrivate. Allora c'è la sorella Patrizia, la quale chiede in questo momento di pregare per il suo matrimonio. E poi c'è Luana invece, che chiede preghiera appunto per quello che stiamo dicendo in questo momento in diretta, ovvero per il suo combattimento spirituale, per vincere proprio probabilmente le radici che l'attanagliano. Quindi Luana chiede preghiera appunto in merito a quanto stiamo raccontando. Bene. Mi limito a queste due, ce ne sono altre, provvediamo anche ad inserirle domani. Continuate a scrivere, a Dio piacere. Alleluia. Domani pregheremo. Alleluia, quindi preghiamo il Signore, gloria al nome del gloria Signore. Gloria a Dio, gloria a te Padre. Signore, noi ti ringraziamo anche oggi, noi ti ringraziamo perché sappiamo di poter venire a te liberamente e raccontarti, Signore, quali sono le nostre necessità, anche se sappiamo, Padre, che tu già le conosci. Signore, noi veniamo a te pieni di fiducia, invochiamo nel nome di Gesù veramente il tuo intervento stamattina, fai di ogni persona, Signore, collegata, che ogni persona che ti cerca con un cuore sincero, Signore, possa avvertire in questo momento la carezza dello Spirito Santo. Signore, nel nome di Gesù, Padre, fa che ogni cuore incredulo possa iniziare a credere. Togli ogni forma di incredulità, togli ogni ostacolo dalla vita di ognuno di noi. Noi ti chiediamo, Padre, perdono per tutte le volte che ti offendiamo, che veniamo meno, Signore, per tutte le volte che con i nostri pensieri, Signore, veniamo contro a te. Signore, perdonaci perché tante volte i nostri peccati occulti, Signore, ci allontanano da te. E noi ti chiediamo, Padre mio, di veramente di purificare ognuno di noi, Signore, di farci ancora grazia questo giorno, di renderci giustificati, perché nella tua parola
parola c'è scritto che molto può la preghiera del giusto, e noi siamo giusti perché siamo giustificati, Signore, e noi veniamo a te lavati con il sangue di Gesù, Signore, Padre, alleluia. E ti chiediamo, rispondi a queste preghiere, noi ti invochiamo con tutto il cuore, noi crediamo nella potenza del sangue di Gesù, noi crediamo nella potenza della croce, una croce che alleluia. Per noi veramente parla d'amore. Amen. Signore, noi mettiamo Amen. Davanti a te Raffaele Lanzuise, Signore, toccalo, Signore, alleluia. Guariscilo, fai un'opera potente, miracolosa, come tu solo sai fare. Noi ti chiediamo con la tua mano forata di accarezzare la sua schiena e di guarirlo nel nome di Gesù, Padre. Noi daremo a te tutta la gloria, perché tu sei un Dio potente, misericordioso, tu non sei cambiato, sei lo stesso, ieri e oggi in eterno. Le opere che facevi ai tempi degli apostoli, ancora oggi tu le fai, e noi le abbiamo viste, ma noi vogliamo continuare a vederle, Signore. Amen, fa che veramente, Signore, non ci sia nessuna forma di dubbio, ne prendiamo per fede questa guarigione nel nome di Gesù. Padre, mettiamo davanti a te ancora Anna e Antonio Scarpetta, Signore, per la loro famiglia. Tu conosci le necessità, tu conosci i disagi, Signore, tu sai il nemico a volte come si mette accanito, Signore, per distruggere, per abbattere. Noi ti chiediamo veramente di edificare con la tua parola, Signore. Fa che questi due fratelli, questa coppia, Signore, si possano unire in preghiera per edificare di nuovo la loro casa, Signore. Intervieni in un modo potente, Signore, perché noi veramente veniamo a te, sappiamo che tu sei un padre pronto ad intervenire. Signore, mettiamo ancora davanti a te Stefania Migliore, suo fratello. Noi sappiamo, non sappiamo cosa ha il fratello di Stefania, ma tu lo conosci, tu conosci l'intimo del suo cuore. Parla al suo cuore, Signore, intervieni potentemente, riporta questo ragazzo ai piedi della croce, e non solo lui, Signore, tutti i figli che si sono allontanati nel nome di Gesù. Spezza ogni legame, spezza ogni catena, riporta ogni figlio da sua madre, Signore. Tu sei un Dio pieno di compassione, e noi ci rimettiamo a te, Signore, sapendo che tu ami i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre famiglie più di quanto le amiamo noi. Amen. Signore, ancora grazie, mette davanti a te suo marito. Signore, noi ci uniamo alla sua preghiera in questo momento, sicuramente grazie ti sta invocando. Signore, benedici questo marito, Signore, opera potentemente, trasforma. Tu solo puoi toccare i cuori, puoi trasformare i modi di pensare e di fare, Signore. Tu, Signore, puoi mettere l'amore dove non c'è, la pace dove non c'è, Signore. Opera, intervieni potentemente. Ancora mettiamo Davide e la sua famiglia davanti a te. Lui fa tante richieste, Signore, tu le conosci ad una, ti chiediamo, Signore, di intervenire. Fa che veramente prima Davide, Signore, possa sentire la tua presenza nella sua vita, il tuo alleluia. Intervento, gloria Signore, al tuo nome. La tua pace, Signore, alleluia. Che accompagna veramente le tue azioni, Signore, tu arrivi con la tua pace, Signore, ogni volta che tu sei arrivato a qualche parte hai detto sempre pace a voi, tu arrivi con la pace alleluia. E poi arrivi con la soluzione, e noi ti chiediamo, Signore, arriva con la pace in tutte le case, ecco la soluzione, e noi daremo alleluia, gloria al tuo nome. Mettiamo davanti a te ancora Antonella, che chiede alleluia. Preghiera per il figlio Stefano, Signore, opera anche in questo ragazzo, Signore, potentemente, alleluia. Signore, trasforma la vita di questo ragazzo, dai quello che il suo cuore desidera, ma soprattutto, Signore, portalo a te, Signore, stringilo a te e guarisci i suoi sentimenti, Signore, tu conosci il suo cuore e sai di cosa ha bisogno. Amen. Patrizia, Signore, mettiamo davanti a te anche Amen. Lei per il suo matrimonio, Signore, benedicila potentemente insieme a suo marito, concedi, Signore, Alleluia. Quello che loro chiedono, Signore, riportali a te, Signore, falli stare più vicino a te, falli dimorare in te, falli vivere nelle tue promesse, fagli gustare la tua presenza. Alleluia. Opera in un modo potente, intervieni, Signore. Ancora Luana, mettiamo davanti a te i suoi combattimenti spirituali, Padre mio, tu sei un Dio meraviglioso e potente. Chi ti può resistere, Signore? Nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, vittoria su questi combattimenti spirituali. Tu già hai vinto, Signore, ma fa che questa donna, Luana, possa realizzare in questo momento vittoria nel nome di Gesù. Amen. Che il sangue di Gesù la copra, Signore. Amen. Fa che veramente la tua potenza possa spezzare ogni legame, ogni catena, Signore. Noi chiediamo veramente a questi spiriti maligni di abbandonare il luogo dove si trovano, Signore, di lasciare in pace questa tua figlia nel nome di Gesù. Amen. Padre, ti chiediamo veramente di liberare ogni persona che in questo momento si sente oppressa nel nome di Gesù. Padre, noi invochiamo liberazione, guarigione, resta
Tauro, Signore, intervieni. E ancora, Padre, noi mettiamo davanti a te questa giornata di palinsesto, perché noi crediamo nella tua sovranità. Amen. Preparato ogni cuore, amen, benedici il pastore Cataldo, guidalo in tutto quello che dirà, Signore, ungilo, amen, potentemente. Amen. Tu sai, Padre, amen, c'è un popolo affamato che ha bisogno, amen, di te. Un popolo affamato che ha bisogno, amen, di nutrirsi, amen, e di crescere, Signore. Amen. Grazie per quest'opera meravigliosa che tu porti avanti muovendo, amen, i cuori, Signore. E noi ti chiediamo ancora veramente, muovi i cuori dei tuoi figli affinché quest'opera possa andare avanti per l'avanzamento del tuo regno, alleluia, Signore. E fa che questa parola possa raggiungere ogni luogo, Signore, ogni luogo di sofferenza, e che ogni malato si possa sentire veramente amato, amen, e curato da te, Signore. Grazie, grazie per quello che ci concedi, grazie per la tua presenza, grazie per ogni cosa, e veniamo a te in Cristo Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, alleluia, amen, alleluia. Alleluia, gloria al nome, grazie, del Signore. Gesù. Grazie Padre, grazie per questo, gloria a Dio, spazio, per questo tempo. Dio è buono, la sua benignità dura in eterno. Alleluia. Abbiamo ricevuto e sentiamo, sì, la presenza, sì, del Signore. Gloria a Dio, grazie. Vi ringraziamo, Gesù, amici, per averci seguito. Siamo sicuri che Dio ha toccato, gloria, anche il vostro, Dio, cuore lì a casa. Se avete delle cose da comunicarci, se avete delle richieste, oppure se volete aggiornarci su, sugli argomenti per cui abbiamo pregato già in questi giorni, vogliate farlo al numero che c'è sopra impressione, perché vogliamo edificarci con, testimoniando anche quello che Dio sta facendo. Sicuramente il Signore sta, preghiere, operando, sicuramente. Amen. Amen. Quindi sì, sì. Se, qualcuno, se qualcuno ha ricevuto risposte da Dio, fatecelo sapere, perché noi vogliamo ringraziare questo Dio. Amen. Non vogliamo soltanto chiedere, ma anche ringraziare per l'intervento che Lui ha fatto per noi. Egli ne è degno, Egli ne è degno. Noi senza il Signore non possiamo fare nulla, e non possiamo assolutamente pensare di rivolgerci a Lui soltanto come a Babbo Natale, chiedendo i nostri, i nostri desideri. Babbo Natale, diciamoci la verità, non ci ha mai portato niente, invece Dio, perché noi tante volte facciamo questo paragone del Babbo Natale, è soltanto utopia, però noi sappiamo che quando arriviamo davanti al nostro Padre Celeste, che è ricco, amen, di ogni benedizione, noi possiamo, alleluia, chiedere qualsiasi cosa, perché Lui ce la concede. E veramente con questa fiducia noi vogliamo affrontare questa nuova giornata, amen, e vogliamo noi stessi diventare una fonte di benedizione per gli altri, uscendo per strada, andando a scuola a accompagnare i nostri bambini, che ce l'abbiamo accompagnati anche a prendere a scuola. Vogliamo essere noi una luce, quando arriviamo noi vogliamo fare la differenza, non, amen, che ci incontriamo con le altre mamme che si lamentano e ci lamentiamo anche noi. Portiamo una parola fresca, portiamo una parola di ristoro, perché noi siamo figlie di Dio, anche se abbiamo problemi, ma noi abbiamo la soluzione, e noi vogliamo parlare con in bocca le soluzioni, e facciamo la differenza in mezzo a tante mamme che hanno poverine, tanti problemi. Magari preghiamo con loro, ascoltiamole, ma noi facciamo la differenza, perché, amen, loro si lamentano perché non hanno Dio, ma noi abbiamo un Dio che cammina a fianco a noi e che, amen, vive nei nostri cuori. Quindi non temiamo nulla e veramente camminiamo a testa alta, anche se il nemico ci viene contro, e facciamo la differenza nel mondo. Mi chiedono di ricordare che questo numero è soltanto per messaggi WhatsApp, non telefonate, sì, perché non saremo in grado di rispondere, sì, a tutti. Probabilmente stanno arrivando molte telefonate. Abbiamo bisogno di messaggi, perché con i messaggi possiamo gestirli, diviamo, rispondervi diviamo anche con calma, e possiamo, sì, anche ricontattarvi con semplicità nel nostro, diciamo, scusa, spazio. Magari qualcuno ha esigenza di parlare, però magari scrivete, se avete esigenza di parlare vi chiamiamo noi in un altro modo, in un altro momento, però questo, bene, numero è di servizio. Bene. Dio vi benedica. È stato bello anche oggi. È stato bello. Da parte di Parole di Vita, buona giornata con Gesù. Dio vi benedica a tutti. Pace. Alla prossima. Alleluia. Thank you.